L'istituzionalizzazione del cattolicesimo si consolida nel periodo delle invasioni barbariche, che in grandi ondate tra il IV e il VI secolo d.C. investono l'Europa continentale, spezzando l'unità dell'impero e dando vita ai cosiddetti regni romano-barbarici. In questo periodo la capitale viene trasferita definitivamente da Roma a Bisanzio, poiché la città sul Bosforo viene considerata meno esposta all'invasione. I Visigoti, provenienti da est, vengono quindi spinti verso ovest dagli eserciti bizantini ed andranno a stabilirsi nella penisola iberica, per essere convertiti al credo niceno nel corso del VI secolo. I Visigoti a loro volta spingono i rivali della tribù dei Vandali nella Spagna meridionale, in un territorio che in loro nome viene denominato Vandalusia. I Vandali andranno quindi a stabilirsi in Africa settentrionale, dove saranno alla fine sterminati dalla riconquista bizantina. Diversa la sorte invece per la tribù dei Galli, che giungono all'unificazione di tutte le tribù sul territorio francese e a stabilire la loro capitale nella città di Lutetia, l'odierna Parigi. I Galli si mantengono fieramente ancorati alle loro divinità pagane, ma ciò non ne impedisce ai comandanti dell'esercito romano di utilizzarli a più riprese contro i Mori, che stanno mettendo radici sulle coste nelle pianure della Francia orientale. Del resto lo stesso re dei Franchi, Clodoveo, che aveva dato inizio alla famosa dinastia dei Merovingi, era stato un discendente di una famiglia di corrieri che si erano messi al servizio degli eserciti romani appena qualche anno dopo la sconfitta dell'esercito di Vercingetorice, trascinato in catene e giustiziato a Roma ad opera di Giulio Cesare nel 46 a.C. Ai Franchi in particolare viene affidato il delicato compito di difendere la frontiera del Reno dall'invasione degli Unni guidati da Attila. Per questo vengono nominati proconsoli dal vescovo di Reims. Alla reggenza di Clodoveo seguirà quindi quella di Carlo Martello, il primo sovrano della dinastia carolingia convertito al cattolicesimo, anche perché vincitore della battaglia di Poitiers, dove venne sconfitto l'esercito berbero musulmano.